Inaugurata a Martinsicuro, ma sarà operativa dall'11 dicembre, la nuova stazione ferroviaria, lo scalo strategico più a nord della regione Abruzzo. Il progetto di 2,6 milioni di euro è stato cofinanziato in parti uguali da Regione e RFI. La nuova fermata, situata tra Porto d'Ascoli e Alba Adriatica, incrementa l'offerta abruzzese degli hub ferroviari disponibili sulla direttrice adriatica a nord di Pescara e saranno 8 i treni che vi faranno sosta nei giorni feriali e 6 nei festivi. Una giornata importante innanzitutto per la rilevanza della realizzazione, quindi di una stazione di cui si parlava da anni, però nessuno aveva concretizzato, nessuno era riuscito a realizzare. Devo dire che c'è stato un forte impegno da parte di questa giunta regionale, innanzitutto per ritrovare le risorse e poi per fare in modo che il percorso si compia nel miglior tempo possibile. È chiaro che la consegna dei lavori era prevista per marzo 2023, la messa in esercizio per novembre 2023. Abbiamo anticipato di un anno, quindi siamo molto soddisfatti, soprattutto per i risvolti che potrà avere sulla cittadinanza e su tutto il territorio. Un'infrastruttura volta a rispondere alle migliori caratteristiche in tema di barriere architettoniche, capace di garantire fruibilità anche a tutti gli utenti attraverso la presenza di due ascensori di marciapiedi adeguati, di un servizio di informazione al pubblico e di apposita segnaletica guida. Un intervento importante perché amplia il reticolo delle località di servizio servite dal treno per la regione Abruzzo e genera nuove opportunità di mobilità sostenibile, integrando sicuramente, migliorando l'accessibilità del treno, del comune di Martinsicuro, dei territori limitrofi e anche della fascia costiera. La fermata di Martinsicuro è posta a meno di un chilometro dal lungomare e facilita l'utilizzo del treno per residenti e turisti, incrementando così l'attrattiva della fascia costiera tra Alba Adriatica e la foce del Tronto. Un ulteriore passo avanti verso l'rafforzamento di quelle strutture fondamentali per una città turistica come la nostra. Avremo dei mesi anche per poter organizzarci al meglio per quanto arriverà il flusso turistico e quindi per organizzare anche dei collegamenti tra la stazione, il centro di Martinsicuro e Villa Rosa, quindi siamo molto contenti di questo risultato ottenuto.